Tra il settembre del 1943 e il luglio del 1944 ci fu il periodo massimo di attività delle forze della resistenza partigiana, che portarono anche a degli scontri armati. Queste attività sono state realizzate da ragazzi e da ragazze prevalentemente, che a quel momento avevano intorno ai 20 anni, e hanno avuto in quello stesso periodo un supporto, un aiuto fondamentale dalle popolazioni. Il cibo ha avuto un luogo non marginale, è stato un luogo essenziale, era importantissimo, e c'era una continua ricerca di farina, di grano per fare il pane. Fondamentalmente avevamo sempre fame. Proprio a quelle contadine, a quegli uomini dei campi, è dedicato questo documento, che usa le parole, la luce dei ricordi degli stessi partigiani e testimoni. Il pane è un oggetto edibile immediatamente comprensibile, è transculturale, è stato definito una metafora assoluta. Gli anni della guerra rubarono la giovinezza a tutti. Sono 30 anni che vivo in Italia, per cui ho potuto vedere la crescita dell'industria della nostalgia. E le donne non hanno dato un contributo alla resistenza, le donne hanno fatto la resistenza. Se non ci fosse stata la solidarietà, la resistenza non sarebbe stata possibile.